Allora, signor Geremia, vogliamo parlare di soldi. Ma voi non pensate ad altro, fratello caro. La mia è solo una visita di cortesia. La cosa brutta di questi anni è che si è persa l'abitudine a fare le visite di cortesia, un imbarbarimento dei tempi. Io invece sono all'antica. Rosalba, ti voglio presentare un vecchio amico di famiglia che non conosci. Si chiama Geremia. I miei più sinceri rallegramenti. Piacere. Rosalba ha appena partecipato a Miss Agro Pontino. Papà. E perché non me l'avete detto prima, fratello caro? Pina Calabrese, la bottega che sta in giuria, una mia vecchia amica, vi potevo raccomandare la ragazza. Non ce n'è stato bisogno, grazie. Ho vinto lo stesso. Ah, rallegramenti. Lì la concorrenza è selvaggia. E avete già incassato i 500 di premio? Rosalba vuole donarli in beneficenza. A Emergency. Ma l'emergenza è qua, sorella cara. La beneficenza ce la dobbiamo fare tra di noi. Sei d'accordo? No. Allora, Rosalba, sei contenta che ti sistemi? Molto. E dimmi, in questi bei momenti, uno che stato d'animo ha? Sinceramente non do molta importanza ai miei stati d'animo. Fermi tutti, questa è una risposta piuttosto interessante. Sapere tuo figlio è molto intelligente. Lo credo bene. E dimmi, hai preso in considerazione l'ipotesi che lui sull'altare ti dica no? Francamente mi sembra impossibile. Non confondere mai l'insolito con l'impossibile. Vabbè, io devo andare, eh. Arrivederci, è stato un piacere. Ciao, Rosalba.